Eravamo comunque giovani, ingenui, estremamente spontanei e un giorno ci svegliammo. Improvvisamente si è sentito questo colpo fortissimo, ci siamo precipitati verso la cucina, abbiamo visto che la porta di casa era completamente divelta e occupava parte del corridoio che ci passava davanti. E vedemmo un bagliore azzurrino accecante che proprio illuminò a giorno e questo scoppio. Mi è rimasta addosso questa sensazione di pericolo incombente. A un certo punto il clima, in città si era fatto molto elettrico. Nella nostra solidarietà alle vittime della barbara aggressione fascista. La gente era furibonda, ci fermava. Ma cosa facciamo? E insieme agli operai, insieme alla gente normale, insieme agli abitanti del quartiere abbiamo deciso di fare la vigilanza. Numericamente si parla di 10.000 persone, vuol dire praticamente tutti. Era una riappropriazione fisica di uno spazio che era prima di tutto sociale. Tu ti vedevi con altre persone e parlavi di questa cosa e intanto che parlavi stavi davanti al portone di casa tua a vedere che non arrivasse uno stronzo.